Buongiorno amici e amiche di Nova News 24 sull'Isola dei Famosi. Scoppia l'amore, era ora, una coppia comincia a formarsi sull'Isola dei Famosi. Di chi stiamo parlando? Di Gian Maria Seinato e Cristina Scuccia, ex Suor Cristina. E sembra proprio che i due si siano scambiati l'interesse reciproco. Io e Cristina abbiamo passato molto tempo insieme, una sera al fuoco, non c'erano le telecamere. Le ho detto un po' di interesse nei tuoi confronti. Sei una persona veramente speciale e dentro un reality uno come te è difficile trovarla. Io le ho risposto: abitiamo a Milano, una sera andiamo al sushi, e lei mi ha risposto di sì. Mi ha fatto capire che gli piace e non farebbe nulla in un reality perché ha paura del giudizio del pubblico. Un po' la capisco, è stata per tanti una suora e ora si ritrova all'Isola dei Famosi. Cristina mi ha detto queste cose di nascosto perché ha paura del giudizio delle persone da casa, anche se io l'ho tranquillizzata e io le ho confessato che lei mi interessa e le ho risposto che la cosa è reciproca. Parlando mi ha detto che lei preferisce non continuare ad approfondire la nostra conoscenza sull'isola, ma di continuare la nostra conoscenza a Milano. Non avrei avuto problemi a far nascere una storia d'amore qua all'isola, ma lei ha detto che ne ha. Il web è scioccato da queste dichiarazioni, ovviamente sui social non si parla di altro. Cristina Scuccia e Gian Maria Seinato sembrano aver avuto un'intesa abbastanza forte e questo potrebbe cambiare, diciamo, quello che è il corso del percorso proprio dell'Isola dei Famosi di Suor Cristina. Ovviamente adesso Cristina Scuccia. Cristina ovviamente è marcata stretta da Ilaria e si è parlato tanto della sua fidanzata. È chiaro che Cristina Scuccia adesso dovrà decidere se far uscire fuori la verità, marcata sicuramente stretta da Ilari, oppure decidere di tenere tutto nascosto. Ma l'interesse per Gian Maria ovviamente c'è e è uscito fuori. Intanto amici di Nova News 24, diteci quello che pensate voi della nuova coppia che potrebbe nascere sull'isola. Se vi è piaciuto questo articolo mettete il pollice in su e seguiteci sempre su Nova News 24.